Bentrovati su iProf Creatività Digitale e in una nuova puntata di Chiacchiere tra Prof. Tra me e la mia carissima collega Adele Leccia ci troviamo qui nuovamente per parlare di letteratura ed arte. Un nuovo appuntamento con tante piccole idee per un'organizzazione di lezioni creative coinvolgenti, speriamo insomma anche divertenti per i nostri ragazzi, perché come sempre abbiamo detto che divertendo, emozionando si riesce a far apprendere ancora di più, no, i nostri alunni, vero Adele? Ben trovata nuovamente qui su Chiacchiere tra Prof. Ciao Marilena, ciao a tutti, sì, sono felice di essere ritornata qui anche perché tratteremo di un argomento che è molto nelle mie corde e scoprirete poi perché. E sì, vi daremo tutta una serie di spunti che possono essere sviluppati in vario modo e che appunto speriamo siano di che incuriosiscano il gruppo classe e che quindi rendano tutto molto più divertente. Eh sì, sicuramente noi abbiamo proposto alcune tracce, alcune piste, come si dice, però ovviamente poi la creatività nostra di docenti non ha confini, no? Per cui, come è il titolo poi oggi del nostro incontro, è un viaggio oltre i confini, per cui non poniamo limiti alle nostre idee. E iniziamo subito quindi, Adele, a svelare il nostro percorso e il nostro argomento di oggi. Eccoci qui. Come dicevamo, un viaggio oltre i confini. Parleremo di umanesimo e rinascimento tra arte e letteratura e ovviamente cercheremo di farvi conoscere alcune applicazioni digitali oltre a quelle di Google Workspace, anche altre che sono ben integrate con la piattaforma e che permettono di realizzare compiti di realtà e attività coinvolgenti con i nostri ragazzi. Ovviamente parleremo di arte e letteratura, di quindi scrittori, poeti, artisti, ma non solo, vero Adele? Poi ci svelerai il perché della tua passione per questo periodo storico che affascina un po' tutti, ma tu hai un aneddoto particolare. Sì, 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 sono particolarmente legata a una città e a questo momento. E lo scopriremo fra qualche secondo, esatto. Penso, vero? Bene, quindi la nostra idea è quella di impostare il lavoro in classe con i nostri ragazzi sul rinascimento e l'umanesimo partendo da un concetto che è proprio questo di cui abbiamo creato il titolo della puntata, ovvero un viaggio oltre i confini, perché partendo dal concetto, dal passaggio dal concetto medievale al concetto umanistico dell'uomo e della vita, vedremo come abbiamo creato quel filo conduttore di tutte le arti e opere letterarie che ha come tema il viaggio oltre i confini e lo scopriremo insomma a breve. Iniziamo subito il nostro viaggio. Eccoci qui. La rinascita della bellezza e delle arti. Penso che sia una frase che racchiuda un po' tutto quello che oggi racconteremo, ma cliccando su questa piccola terra che sta ruotando nelle nostre mani, andremo subito a scoprire la prima attività, il primo materiale che abbiamo messo, che abbiamo creato per questa trasmissione. Intanto però voglio dirvi una cosa, che il supporto che state vedendo, con cui stiamo presentando i nostri lavori, è Genially, un applicativo per creare presentazioni interattive, graficamente accattivanti, coinvolgenti, ma non solo, anche mappe parlanti, infografiche, quindi piccoli video, quindi tantissime cose da poter utilizzare nella nostra didattica. Andiamo subito, Adele, a scoprire il Rinascimento a Firenze. Ecco svelata la prima città di cui parleremo. Esatto, oggi. Esatto. Io sono particolarmente legata alla città di Firenze perché ci ho vissuto quasi 8 anni e lì lavoravo appunto per il Ministero dei Beni Culturali all'Obificio delle Pietre Dure, quindi per me Firenze è sia studio sia lavoro a contatto con le opere d'arte. E appunto in questo primo link io ho creato un wakelet
dove raccoglie tutta una serie di informazioni per me importanti per lo studio e l'apprendimento della storia dell'arte proprio sul Rinascimento a Firenze, perché come sapete Firenze è la culla del Rinascimento, perché da qui è partito tutto, grazie soprattutto alla famiglia dei Medici, che è stato sono stati dei mecenati importantissimi. Quindi ho creato un MAPS fatto su più livelli, dove sì, esatto, su più livelli, dove ho inserito quelle che sono state le committenze più importanti da Cosimo il Vecchio in poi, dove appunto i ragazzi hanno modo quindi di vedere dove si trovano le opere e anche di poterne parlare, poter aggiungere delle informazioni, poter fare degli approfondimenti, creare anche una loro mappa interattiva appunto su Google Maps, dove possono creare un loro, mettiamolo così, un loro canovaccio, esatto, un loro percorso di studio. Così come ho creato un piccolo Earth, Google Earth, dove ho inserito solamente alcune delle indicazioni relative al Rinascimento fiorentino, quindi dal concorso per la Porta del Battistero del 1401 in avanti, e anche qui è una piccola traccia, mi serve come modo per spiegare ai ragazzi come lavorare, anche perché Earth permette di immergersi all'interno della città e quindi è veramente uno strumento unico, visto che nelle classi noi possiamo avere anche dei ragazzi che non sono mai stati a Firenze, e ovviamente il periodo pandemico non ha assolutamente aiutato i viaggi. Quindi viaggiamo in un modo alternativo. Così come all'interno del Wakelet stesso ho inserito un breve video dei Bignomi, che è preso su Rai Play, che sono dei video molto carini, adoperateli nella didattica perché sono molto veloci, molto intuitivi, graficamente carini e anche simpatici, no? Con sì. Poi da attori, da persone dello spettacolo. Esatto, esatto. Essendo proprio fatti da personaggi famosi, rendono il tutto ancora più accattivante per i ragazzi. Sì. Più tutta una serie di articoli, tra cui uno che mi aveva indicato Marilena proprio sul rapporto Rinascimento, social e marketing, la contemporaneità. Esatto. Oggi parleremo anche di marketing, di social e di nuovo umanesimo, quindi vediamo un po' come riusciamo a farlo capire ai nostri ragazzi, i miei che sono un pochino più piccoli perché sono delle scuole medie, ma i ragazzi di Adele alla scuola secondaria di secondo grado sicuramente potranno capire ancora di più quando parliamo di nuovo umanesimo, di social, di comunicazione online, di marketing e quant'altro, e pubblicità poi nel tuo istituto sicuramente. Esatto. Ancora di più. Sì, nel mio istituto tra l'altro in quarta e quinta superiore si studiano proprio tecniche di marketing, dove si affronta in quarta il target a cui ci si rivolge, quindi nel mondo della moda è fondamentale la comunicazione. Sì. E quindi imparano anche quello che è lo strumento di Instagram, le caption, come rendere accattivanti anche le collezioni che creano loro stessi. Quindi bene. È molto particolare. Poi ho inserito tutta una serie di altri link sull'importanza dei fiamminghi a Firenze, sulla diffusione delle incisioni, su quelli che sono stati alcuni degli artisti medici fondamentali, in particolare Michelangelo, che studia nel giardino di San Marco, creato proprio da Lorenzo il Magnifico, e l'importanza di Giorgio Vasari proprio per la famiglia dei Medici e il suo fascino, il suo corridoio vasariano, che resta comunque incredibile. E lì ovviamente c'è anche tutto un intreccio storico, perché sappiamo la bomba dei Georgofili, che cosa ha portato, eccetera, eccetera. E quindi, poi arriviamo a Botticelli, insomma, grande amico, no, di Lorenzo. Sì, sì, esatto, esatto. Quindi è un Wakelet che sono tutta una serie di input, di stimoli che vengono dati ai ragazzi, che può essere ovviamente implementato, può essere inviato in maniera collaborativa alla classe, insomma è uno strumento molto molto utile. Di partenza, è il primo input, no, per conoscere questo periodo, per conoscere appunto la rinascita delle arti, il pensiero dell'uomo al di là dei confini.
come abbiamo sì, detto. Perché è ovviamente un periodo molto complesso e quindi ha tantissime sfaccettature. A livello storico è anche molto complesso per il nostro paese, no? Sempre più diviso tra varie signorie, ducati, eccetera, ma nello stesso tempo c'è proprio la voglia di rinascita e quindi anche questa competizione tra i vari signori italiani ha permesso il proliferare di arte e cultura. Quindi quando noi ai nostri ragazzi diciamo la competizione positiva, ecco, è questa la competizione positiva, cioè stimolarsi a vicenda per fare sempre di più e poi per lasciare come hanno lasciato loro, i grandi del Rinascimento hanno lasciato a noi tanto, tanto patrimonio culturale. Esatto, non è stata una competizione alle armi, ma è stata una competizione alla cultura, chi si accaparrava l'artista o il letterato più famoso dell'epoca. Sì, eh sì, come oggi con gli influencer e poi lo vedremo. Esatto. È vero, è vero. Allora, qui partiamo da alcune piste, da alcune tracce su cui poter lavorare. Ecco, noi possiamo utilizzarle tutte nella nostra didattica oppure fare una selezione e quindi cercare la nostra via per far lavorare i ragazzi su questi due concetti, su questi due secoli, perché poi alla fine parliamo quasi di due secoli, no? Nelle nostre mani. Quindi vediamo alcuni punti di riferimento. Intanto teniamo sempre ben presente il viaggio oltre i confini, quindi andare oltre ciò che è conosciuto. Qui faccio, apro una piccola parentesi di contrapposizione all'epoca che si è appena chiusa, quella del Medioevo, dove andare contro i confini era bandito, non era considerato, tant'è, io cito sempre un esempio di Dante con Ulisse. Dante stimava tantissimo il coraggio di Ulisse e la sua voglia di conoscenza, ma dove lo colloca nella sua cosmogonia? Lo colloca all'inferno, perché viene condannato proprio perché voleva superare quelli che erano i limiti del conosciuto, del consenso anche religioso. Per cui ecco, il concetto di viaggio e di andare oltre i confini nell'epoca medievale non era visto di buon grado. Nell'umanesimo e nel Rinascimento invece è proprio il punto su cui puntano, scusate il gioco di parole, gli artisti, i poeti, gli scrittori, ma anche gli inventori. Non ci scordiamo, no, che tra poco parleremo anche del grande Leonardo, per cui la contrapposizione Medioevo, Umanesimo, Rinascimento punta proprio, pensiamo noi, perché abbiamo dato questo titolo, proprio di andare oltre i confini. E si parte nell'umanesimo proprio con lo sviluppo della cultura attraverso l'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, che dà una grande spinta alla diffusione culturale con i primi libri che cominciano a circolare molto di più rispetto ai libri copiati dagli amanuensi, insomma. Quindi sì, il primo input. Anche perché la stampa prima del carattere mobile era fatta sia con gli amanuensi ma anche con delle vere e proprie lastre, dove una persona era lì che metteva sull'astra un'intera pagina che poi veniva stampata. Quindi il carattere mobile a livello di marketing, tornando sempre al nostro discorso precedente, permetteva un riuso dei materiali e soprattutto una maggiore diffusione, velocità di tutto. Velocità nella realizzazione. E poi questo periodo, come abbiamo già accennato, l'uomo cerca di superare i confini anche attraverso il volo e le altre scoperte tecnologiche del nostro grande Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci che ovviamente non era soltanto un inventore, uno scienziato, ma era un poeta, uno scrittore, quelle persone eclettiche che i classici geni della nostra letteratura e della nostra cultura, che ci ha permesso tutt'oggi di avere delle grandi scoperte tecnologiche, perché molti studi partono da lui, quindi dagli studi di Leonardo. Quindi superare i confini in tutti i sensi, partendo dal volo, perché lui i primi studi erano proprio sul volo, lui era appassionato dell'osservazione degli uccelli e vedendo loro lui cercava di studiare il modo per cui l'uomo potesse fare come gli uccelli stessi, quindi volare, staccarsi da terra.
poi il superamento dei confini nei legami sociali. Abbiamo parlato prima di Lorenzo il Magnifico, Lorenzo dei Medici, un grande mecenate, come ha detto Adele, che ha permesso lo sviluppo culturale di Firenze, ma nello stesso tempo ha teorizzato anche la necessità di rompere i confini sociali, perché nella poesia Il trionfo di Bacco e Arianna si azzerano nelle giornate carnevalesche, si azzerano quelli che sono i confini sociali, per cui rompere anche l'equilibrio nella normalità, nell'organizzazione sociale. E questo accade in un primo momento, quindi definito appunto umanesimo. Umanesimo, uomo al centro, per poter creare qualcosa che vada oltre i confini. Quindi ciò che va, chi va oltre i confini è l'uomo, con la propria idea, con la propria invenzione e immaginazione. E questo permette la rinascita completa delle arti, per esempio anche delle scienze, della conoscenza del mondo, con le grandi scoperte geografiche, e quindi andare oltre quelle che erano le colonne d'Ercole che aveva superato Ulisse, che gli costò caro, insomma. Poi la rinascita delle arti e della bellezza, che abbiamo detto prima, ovviamente con tutta quella bellezza che parte da Firenze e poi contagia un po' tutta Italia. E qui in letteratura andiamo a conoscere due scrittori, Ariosto e Tasso, alla corte estense, che hanno incarnato proprio il concetto di marketing e pubblicità. Perché? Perché ovviamente, come abbiamo detto prima, i signori erano dei mecenati, ingaggiavano artisti, poeti, scrittori per glorificare la propria signoria, la propria famiglia. È un po' quello che succede oggi nelle grandi aziende, che ingaggiano pubblicitari per vendere i loro prodotti, quindi per farsi conoscere. Quindi il mecenatismo nella corte estense è rappresentato dalle due opere di Ariosto e Tasso, che esaltano la famiglia estense. E anche artisti, vero Adele? Sì, esatto. Io ricordo sempre i miei ragazzi, l'ho fatto anche la settimana scorsa in classe, ad esempio Isabella d'Este, che era una grande stimatrice di Leonardo, fa di tutto per avere Leonardo a Ferrara, ma Leonardo non ne vuole sapere nulla di andare a Ferrara, perché lui sceglierà poi la corte milanese, quindi invia un ritratto a Isabella per la serie accontentati di questo, perché io da te non ci sarò mai. In realtà proprio questo concetto di mecenatismo poi resta nel corso della storia, lo troveremo anche in altre città come Roma, la Roma dei Papi, anche nel corso del periodo barocco. Quindi sì, il mecenatismo come strumento di propaganda della propria famiglia, di una città papale, di un papato, di una città stessa, è vero e proprio marketing, cioè trasferito a quelli che sono i nostri concetti moderni, ci si rende conto che in realtà noi non siamo moderni, ma continuiamo quello che c'era nel abbiamo passato. Solo brava, modificato la metodologia, insomma, adesso sì. Utilizziamo gli influencer, utilizziamo i social e ovviamente utilizziamo quella che è la tecnologia che abbiamo nelle nostre mani. E un tempo si faceva con pennello o penna. La tecnologia del tempo. La tecnologia del tempo, quindi ecco, ovviamente i tempi cambiano, ma poi il concetto rimane sempre lo stesso. Quindi ecco, far capire ai ragazzi l'opera di Ariosto e l'opera di Tasso in questa ottica, cioè di esaltazione della famiglia, in questo caso estense, oppure delle altre famiglie che vedremo nelle varie corti italiane, e far capire perché quell'opera è stata scritta in quel determinato periodo. La Gerusalemme liberata, l'Orlando furioso, perché nascono in quel periodo? Perché si parla di, ancora ecco, di ritorno alle crociate, e si parla di personaggi che poi in un certo senso hanno incarnato i personaggi della famiglia estense. Quindi ecco, cercare di introdurre ai ragazzi in un modo diverso questi autori. Ecco, veniamo ai materiali che abbiamo messo a disposizione, abbiamo visto quelli artistici, adesso vediamo alcuni materiali
che possiamo dare a disposizione dei ragazzi per iniziare la conoscenza di questi argomenti, e poi vedremo alla fine dei compiti di realtà di letteratura ed arte. Quindi intanto la stampa a caratteri mobili e il pensiero si diffonde più velocemente, come abbiamo detto prima. Qui un piccolo video di Ed Puzzle che illustra l'invenzione della stampa, quindi le tappe, insomma, del processo della stampa a caratteri mobili. Quindi i ragazzi vedranno il video, risponderanno alle domande interattive che sono all'interno. E poi qui due piccoli approfondimenti, sono dei link esterni. Uno ad Arts and Culture, un piccolo video di un minuto e qualcosa, ma riprende i primi tempi del museo a Magonza di Gutenberg, dove adesso chi si va a visitare il museo vedrà il prototipo della macchina, appunto, della stampa a caratteri mobili e la copia della prima Bibbia che è stata stampata. Quindi da Arts and Culture la possibilità di vedere il video del museo di Magonza. Oltre a questo, abbiamo messo a disposizione un altro piccolo contributo, è Fabriano in Italia, il museo della carta ripercorre la nascita della stampa, appunto, con Gutenberg, quindi dei materiali messi a disposizione per i ragazzi. Per andare oltre, andiamo a vedere Leonardo da Vinci e Lorenzo de' Medici con due documenti che possono aiutare i ragazzi ad approfondire la conoscenza di Leonardo. Intanto, Adele, leggiamo questa frase di Leonardo che è veramente fantastica. Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. È meravigliosa questa frase, rappresenta sì, proprio il concetto di andare oltre i confini e, come dicevamo prima, la voglia di staccare i piedi da terra per vedere anche il mondo in modo diverso. Sì, Leonardo è stato un pioniere, è stato un artista, un ingegnere, un idraulico, perché a Milano aveva studiato anche tutto un sistema di doppie fognature per la città, il volo, i moti lunari, cioè lui davvero era un curioso a 360 gradi. E qui si è spinto tantissimo avanti, perché quello che si vede adesso è un prototipo di elicottero. Brava, questa è l'elica di un elicottero. E questo sito, questa pagina che vi ho aperto è sempre Google Arts and Culture, un approfondimento sulle invenzioni di Leonardo. Guardate, è in inglese, ma basta fare un click con Traduci con Google e tutto il testo è in italiano, quindi i ragazzi possono prendere e apprendere veramente in un modo eccezionale, con immagini a 360, guardate che girano, e testi veramente interessanti per un approfondimento proprio sugli studi di Leonardo, sulle invenzioni che poi non le ha potute realizzare perché non aveva gli strumenti all'epoca. Sì. Però noi con questo disegnino adesso abbiamo inventato. Definiamolo un designer, ecco, perché non tutti quelli che i designer poi riescono a realizzare le loro cose. Tra l'altro, se volete invece adoperare Google Arts and Culture in inglese, potete farlo, perché ricordiamo che alle superiori c'è la metodologia CLIL e quindi potete, attraverso queste attività previste da Google Arts and Culture, anche creare degli approfondimenti in lingua straniera che sono comunque interessanti. E se andate a Vinci, appunto, al paesino della città natale di Leonardo, nel museo vedrete i prototipi proprio delle sue invenzioni. E qui addirittura aveva fatto un prototipo della città ideale. Quindi ecco, era anche un architetto oltre che un designer. Sì, questa è la città a due livelli di cui parlavo, no? Il livello, quello, diciamo, dei signori, che doveva essere rigoroso, ordinato, eccetera, e il livello invece dove c'era un po' la manovalanza che portava a quel tipo di città. Città, sì. Bene, quindi esplorando Arts and Culture i ragazzi possono approfondire, quindi ecco, altro materiale a disposizione. Per quanto riguarda Lorenzo de' Medici, ovviamente il trionfo di Bacco e Arianna
quanto è bella giovinezza che si fugge tutta via, chi vuole essere lieto sia, di no ma non è certezza. E qui noi abbiamo messo a disposizione dei ragazzi una piccola parafrasi della poesia con degli approfondimenti, in modo che loro possano capire quel concetto di rottura dei livelli sociali, che porta poi anche alla concezione di cogliere l'attimo prima che fugga, che finisca nelle nostre, fuga dalle nostre mani. E poi, oltre i confini, abbiamo i nostri esploratori. Quindi tra il 400 e il 500 abbiamo visto che il mondo non finiva sulle colonne d'Ercole, ma andava ben oltre, e la scoperta quindi dell'America non soltanto, ma anche di altre zone, cliccando qui permette con il Google Earth di esplorazione, eccolo qui, i ragazzi possono viaggiare insieme a Magellano, insieme a Cristoforo Colombo, e quindi andare a vedere quali sono le tratte che loro hanno scoperto e quindi che cosa hanno fatto. Quindi è un altro viaggio su Google Earth in questo modo. Dopo aver conosciuto tutto questo, andiamo alla letteratura, quindi due piccoli video di Ed Puzzle. Dico piccoli perché devono essere concentrati su alcuni argomenti importanti, che sono appunto la vita sia di Ariosto che di Tasso, perché tutto il resto poi lo andiamo ad attivare noi con altre conoscenze. Quindi loro, mentre studiano la vita di questi due autori, devono rispondere a delle brevi domande. Poi alla fine riusciranno ad avere il quadro completo del contesto culturale in cui operano. E... esatto, Ed Puzzle ricordiamo che è uno strumento fantastico proprio perché permette di evitare lo skip del video e di rispondere alle domande, quindi attiva obbligatoriamente quella che è la competenza e l'attenzione, esatto. Sì. Sì, sì, Ed Puzzle veramente ci permette di creare video di attivazione delle conoscenze, di consolidamento, ma fare anche dei compiti di realtà. Poi in una delle nostre chiacchierate ne parleremo di ipervideo, quindi compiti di realtà con i video, per avere la possibilità di far esercitare i ragazzi anche nella competenza di creazione digitale, creatività digitale, non solo fruizione, quindi creatività. Quindi ecco, il video multimediale ci rende veramente l'apprendimento più coinvolgente. E non soltanto il video, anche i podcast, vero Adele? Ne abbiamo già parlato nell'altra chiacchierata. E qui il nostro viaggio oltre i confini, ragazzi, adesso lo iniziano ad impostare. Abbiamo proposto, io in lettere ho proposto tre strade, poi Adele ne ha proposte altre in arte, li vedremo insieme. Il primo, uno storytelling con i podcast e Google presentazioni. Che vuol dire? Loro si devono immaginare di essere dei giornalisti del 1500 e devono raccontare il pensiero e le opere di Ariosto e Tasso alla corte estense. Quindi dovrebbero creare una presentazione Google inserendo audio per raccontare cosa hanno scoperto. Come inseriscono l'audio? Attraverso piccole note di Moat, che è quell'estensione di Chrome che si integra sia con Google Presentazioni che con Form che con Classroom e Jamboard, permette di inserire piccole note per commentare in questo caso l'intervista che loro hanno fatto. Gli do l'indicazione, solo 4 domande per capire il loro pensiero, quindi devono essere dirette, quindi anche la scelta delle domande deve essere particolare perché la risposta dei due autori deve farci comprendere il loro pensiero. Quindi un piccolo storytelling audio e scritto. L'altro storytelling è con Google Earth e i podcast, perché nel Rinascimento noi abbiamo attivato tante zone d'Europa, quindi partendo da Magonza per Gutenberg, Italia Vinci, il paesino di nascita di Leonardo, Firenze con Lorenzo il Magnifico, Palos dove partì Cristoforo Colombo e poi Ferrara per conoscere Ariosto e Tasso. Quindi
loro creeranno un progetto di Google Earth, come abbiamo visto prima anche con Adele, un progetto di Google Earth dove all'interno metteranno dei podcast, questa volta utilizzando un altro strumento molto interessante, Adele, che è WeVideo. Ci permette di fare video, editare video, ma anche creare dei podcast. Quindi loro creeranno i podcast e li inseriranno all'interno di Google Earth, e li inseriranno prima nella piattaforma Google Drive, creando il link da inserire dentro Google Earth per documentare il loro viaggio nell'Italia, nell'Europa dell'umanesimo e del Rinascimento. Altra idea, ritorniamo al nostro marketing, quindi una strategia di marketing per intervistando Ariosto con Google Presentazioni e podcast. Quindi immaginando, prima erano dei giornalisti, qua dei pubblicitari, responsabili di marketing di un'azienda, incontrano Lodovico Ariosto per conoscere la strategia che ha utilizzato per rendere famosi i Signori di Ferrara. Con una presentazione loro devono indicarci questa strategia che hanno immaginato che abbia usato Ariosto. Qui ho messo un link del sito, che è quello di cui parlavamo prima con Adele, dove appunto parlavamo di marketing e comunicazione all'interno del nuovo umanesimo. Ovviamente si parla di nuovo umanesimo anche oggi, nei nostri tempi, proprio perché è collegato alle tecnologie, cioè mettere prima l'uomo che regola e gestisce le tecnologie e non il contrario. Quindi ecco il nuovo umanesimo di oggi. Però ecco, questo concetto di marketing permette ai ragazzi di capire effettivamente il pensiero dell'epoca, calandolo ad oggi. Quindi un vero e proprio compito di realtà. Esatto. E i compiti di realtà noi sappiamo che ci permettono di attivare tutte quelle competenze necessarie per far diventare la conoscenza appresa dai ragazzi in competenza da sfruttare anche in altri ambiti, ed è una delle sfide che siamo tenuti poi a documentare, a certificare per i nostri ragazzi. E poi siamo davanti a un tipo di apprendimento autentico, perché lì capisci effettivamente cosa ha appreso il ragazzo di quell'argomento. Assolutamente sì. Come vedremo, ecco in arte due attività veramente interessanti, Adele, perché Leonardo e poi le incisioni hanno permesso, no, di lavorare su più livelli. E adesso, sì, esatto. A te la parola, ti passo subito, partiamo da Leonardo. Esatto, questa era un'attività che avevo creato usando Nearpod. Nearpod è uno strumento molto molto carino che permette di creare delle, definiamole presentazioni, in realtà si lavora slide per slide. Di recente si può anche importare un PowerPoint o una presentazione Google che noi già abbiamo, che viene quindi nearpodizzata, fatemi passare questo termine, perché in ogni slide si possono inserire video, si possono inserire delle attività interattive, si può inserire il QR. Ecco, io questa attività l'avevo anche preparata per mostrarla ai colleghi in una formazione, facendo capire loro che è possibile creare dei completamenti, quindi anche questo è un tipo di attività che si può fare con gli studenti. E vale per trascinamento. Esatto, si fa con il drag and drop, quindi in questo modo noi abbiamo anche la possibilità di far fissare determinati concetti e di realizzare così delle tappe per l'apprendimento dell'argomento stesso. Okay, andiamo avanti. E mi sono soffermata sull'adorazione dei magi. Quello che vedete in basso a sinistra è il dopo restauro, mentre in alto ho inserito un video che racconta brevemente quello che è stato tutto l'avanzamento lavori del restauro dell'adorazione dei magi, che io ho avuto la fortuna di seguire da vicino. E proprio perché soprattutto con quest'opera, che è un'opera non finita di Leonardo, noi siamo davanti a quella che è la sua complessità, perché c'è il disegno trasposto, perché c'è una parte più finita del dipinto e un'altra parte che invece è ancora ad uno stato di abbozzo.
sono venuti fuori nel restauro l'uso di pigmenti blu e in molti casi noi abbiamo trovato le impronte digitali di Leonardo. Quindi è stato un tipo di restauro che ha fatto emergere ancora di più le sue competenze anche prospettiche, perché quello che si vede sullo sfondo è uno studio molto attento che noi abbiamo anche in disegno, fatto da Leonardo, di un tempio diroccato, perché appunto rappresentava un po' la fine di quelle che erano le concezioni anche religiose. Abbiamo la zuffa di cavalli, quindi insomma c'è un po' quello che è tutto lo studio di Leonardo delle battaglie, della figura umana, delle architetture, del paesaggio, quindi è veramente interessante. Andando avanti, adesso che si apre, ho inserito questo VR, perché è possibile inserire anche dei pezzi realtà virtuale attraverso Nearpod con gli Uffizi, perché appunto l'adorazione dei magi è conservata agli Uffizi. In questo modo gli studenti possono immergersi in quello che è lo spazio degli Uffizi stesso. Si vede proprio tutto. Esatto. Sì. Veramente bello. Sì, la realtà virtuale, così come la realtà aumentata, è assolutamente trasversale, quindi è fantastica da adoperare in tutte le materie. Sì. Quello che state vedendo adesso... Questa è un'altra attività? Sì, è un'altra attività che è sempre disponibile all'interno di Nearpod e che potete personalizzare, si chiama Time to Climb, quindi si risponde a tutta una serie di domande e c'è questo omino che noi creiamo, questo avatar che sale la cima, in montagna, e appunto quando vengono attivati all'interno della classe voi vedete tutti gli studenti con tutti i loro avatar che mano a mano avanzano sulla montagna stessa. Per arrivare alla cima, bello. Questo è coinvolgimento. Questa è la gamification pura, dove appunto noi abbiamo uno studio che si attiva, una conoscenza, e si vede anche il risultato attraverso il gioco. Qui avevo inserito un'intervista al direttore degli Uffizi che parla proprio del restauro e quindi della riconsegna dell'opera, che si trova su YouTube, anche questo breve, nulla di troppo lungo, perché sappiamo che l'attenzione ovviamente dopo un tot cala, sì. E poi avevo creato le flashcard, in pratica sono delle attività di abbinamento delle informazioni, quindi lo sfumato, che cos'è, dove si trova la durazione dei magi, si deve scegliere il luogo, quindi insomma è una sorta di memory, mettiamo più o meno un memory. Ho indovinato. E quindi ancora di più noi abbiamo un rafforzamento di quelle che sono le conoscenze attraverso il gioco, che quindi può essere una modalità un po' più simulante. Simpatica. E in chiusura avevo inserito appunto il riferimento proprio alla pagina degli Uffizi con quello che è tutta la cartella stampa relativa al restauro che era stato appunto realizzato. Bellissimo, veramente, veramente bello. Passiamo alle incisioni. Per quanto riguarda invece le incisioni, anche qui ho adoperato Nearpod e ho fatto un brevissimo cappello introduttivo su quella che è stata l'importanza della diffusione delle incisioni, perché le incisioni nel corso del Rinascimento le dovete immaginare un po' come le nostre foto, anzi come i nostri post, perché ormai le foto sono un po' già vintage. E le incisioni hanno permesso la diffusione di temi, vedute di città, così come hanno permesso la diffusione di copie incise delle opere. Fino al 700 noi abbiamo degli artisti che collezionavano delle stampe di opere di artisti che erano magari lontane dalla loro città e servivano un po' come catalogo per le loro ispirazioni. Quindi cerco di far capire ai ragazzi proprio l'importanza dell'immagine, della diffusione dell'immagine, perché poi lì si può aprire tutto un capitolo sull'importanza delle immagini, sui diritti d'autore. E, assolutamente. Insomma, come vedete sono delle scatole che si possono aprire, sì, in maniera infinita. Perché adesso se copiamo un'immagine, no, dobbiamo ovviamente scrivere che è una riproduzione di quel quadro, di quella
stampa. Esatto, e pensa Mari che lo facevano già all'epoca, perché nelle incisioni scrivevano di chi era l'opera e che era stata tradotta da. Mm-hmm. Quindi mi soffermo poi sulle tre tecniche più diffuse, sono dei video molto brevi sempre del Museo di Fabriano, e sulla xilografia, sull'incisione a bulino e sull'acquaforte, che sono le tecniche più diffuse nel corso del Rinascimento, e perché poi invece l'acquatinta la troveremo invece nei secoli successivi. Mm-hmm. Proprio dimostra la non facilità anche nel fare una simile stampa, sì. Il tempo impiegato. Dovevi essere un artista anche per copiare. Sì. Sì, esatto. Quindi non è come oggi che basta fare un copia e incolla, ecco. Il tasto qui... del mouse, copia e incolla. Esatto. Qui spiego che cosa si creava appunto con queste stampe di cui ho detto prima e... ho inserito un'attività, qui spiego l'importanza, avevo dimenticato, della traduzione di queste immagini, di come in molti casi gli artisti capiscono la potenza della diffusione dell'immagine, un po' ritorniamo al discorso di marketing di cui sopra, sì. E perché creano proprio delle relazioni strette con gli incisori. Mm. Qui a destra avete un disegno di Raffaello e a sinistra la sua traduzione incisa fatta da Marcantonio Raimondi, proprio perché si crea una relazione stretta, cioè proprio un rapporto di lavoro, mettiamolo così, tra l'artista e l'incisore, proprio perché capiscono questa grossa potenza della diffusione dell'immagine. Sì. E torniamo sempre ad andare oltre i confini, no? La diffusione della cultura. Esatto. Il quadro era uno, poteva essere esposto in un luogo, però per far conoscere l'artista aveva bisogno di replicarlo in qualche modo. Esatto. E poi soprattutto grazie alle incisioni noi oggi conosciamo opere che sono andate perse nel tempo, quindi sono fondamentali. Fondamentali. Ho inserito... È la memoria storica, no? Che oggi cerchiamo di catalogare in digitale, ma... Esatto. E poi ho inserito un piccolo quaderno delle tecniche fatto dalla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, che ha un importante fondo di incisioni, poco conosciuto, devo dire la verità, ma è veramente grosso, e avevano creato per una mostra di un po' di tempo fa proprio questo piccolo libricino che spiega le varie tecniche. E in quella stessa slide ho inserito un quizlet, è un quizlet che avevo già trovato, realizzato, fatto bene con le flashcard, sempre quindi di abbinamento delle immagini, ma il quizlet lo possiamo creare ex novo noi o possiamo chiedere agli studenti di crearlo per i loro compagni di classe, quindi ci sono tantissime possibilità offerte. Bene, quindi alla fine loro giocano anche tra di loro, no? Esatto. Come dicevamo l'altra volta, no? Si immedesimano nel docente, diventano loro noi e quindi lo realizzano per la classe. Lo realizzano e lì è esercitare la competenza, perché hanno già rielaborato le informazioni e sanno come porle agli altri. E sanno cos'è importante sapere per acquisirle. Assolutamente sì. Bene, i nostri ragazzi quindi abbiamo cercato di coinvolgerli e adesso ritorniamo noi due per fare queste chiacchiere conclusive, no? Sull'umanesimo rinascimento, questo viaggio oltre i confini. Abbiamo cercato di coinvolgerli in tutti gli aspetti, sia quello visivo, no? Adele, sì. con i video, sia dal punto di vista anche grafico, organizzativo e anche di interpretazione attraverso audio e altre attività, perché la finalità che noi vogliamo raggiungere con i nostri alunni è quella di coinvolgerli e rendere loro protagonisti dell'apprendimento, non soggetti passivi delle nostre spiegazioni, assolutamente no, non serve a nulla, no, devono essere loro protagonisti dell'apprendimento con i nostri materiali, le nostre giuste spiegazioni per indirizzare il lavoro, ma devono essere loro protagonisti, vero Adele? Esatto, perché solo così che riescono ad attivare quelle
quegli apprendimenti autentici che poi ti restano davvero fissi nella mente per tanto tempo, altrimenti non c'è un significato reale, è solamente un qualcosa che devi fare e basta, dove tu non trovi il senso. Quante volte nelle nostre classi i nostri studenti dicono sì, ma che serve? Noi dobbiamo far capire che serve. Sì, e una cosa che poi sarà, penso, materia di un'altra chiacchierata magari, io credo molto nel valore della filosofia, non nel senso di filosofia materia scolastica, che poi al liceo e alle scuole superiori studieranno, ma la filosofia come ragionamento, sviluppo del pensiero critico e capacità di ragionare su temi importanti. Faccio un esempio: in questi giorni nelle mie classi, nella mia classe terza, abbiamo iniziato un po' a filosofare, no? A ragionare su determinati argomenti, ma argomenti che fanno parte della nostra vita. Abbiamo ragionato su gioia, felicità e piacere, tre paroline che noi tutti i giorni utilizziamo. Ma quando poni i nostri ragazzi di fronte alla definizione, che cos'è per te la gioia, che cos'è per te il piacere, che cos'è la felicità, rimangono ammutoliti, non riescono a ragionarci sopra. Quindi su quelle che poi possiamo considerare delle banalità, no? Perché magari sono parole che utilizziamo tutti i giorni, ma hanno un significato e delle sfaccettature talmente importanti nella nostra essenza quotidiana che soltanto filosofando si riesce a trovarne il giusto significato. Io ho usato proprio con loro questa parola, abbiamo filosofato, no? Perché effettivamente non è uno studio dei filosofi, ma è attraverso i filosofi riuscire a raggiungere un determinato tipo di ragionamento per conoscere la propria realtà. Esatto. E quindi abbiamo letto alcune parti della lettera sulla felicità di Epicuro e abbiamo parlato di Platone, del mito della caverna, cose importanti, loro sono piccolini, sì, ma avvicinati alla loro realtà, parlando di gioia, piacere e felicità. Sì, esatto, sono concetti molto grossi, molto astratti, molto difficili anche da capire, fanno fatica anche i ragazzi delle superiori a definirli perché non sono allenati a fare questo tipo di discorso e forse non è stata allenata nemmeno la nostra generazione. Purtroppo in molti casi sono state prese per buone delle definizioni, delle idee, ma non ci hanno mai detto ragionate su questo argomento, che cos'è per voi, anche quelli che sono concetti di libertà, di giustizia, non si è mai portato a quel tipo di riflessione. Al ragionamento, sì, perché si va sempre per preconcetti già stabiliti, come detto te, ci hanno dato questa definizione e noi la portiamo dentro, ma non è così, non è la conoscenza reale di se stessi e degli altri. Quindi ecco, la cosa su cui punteremo magari anche altre volte sul, appunto, il ragionamento filosofando, e è importante inserirlo dai piccoli della scuola secondaria di primo grado, ma io azzarderei anche alla primaria. Sì, sì. Azzarderei anche alla primaria perché le storie anche raccontate, quindi è così, miti era la parola giusta, ti permettono di riflettere su determinati concetti e quindi quello è filosofare. Esatto. Per cui non è una materia scolastica, ma invito insomma i docenti ad approfondire questo aspetto per riuscire a trovare il modo di introdurlo nelle proprie lezioni. Esatto, sì. Speriamo. Speriamo. Magari con l'educazione civica, almeno alle superiori, forse si riesce. Brava, anche l'educazione civica ci aiuta molto, ma ecco, un'altra nota a cui potremo parlare tantissimo sull'educazione civica, la trasportiamo sempre ad una lezione che dobbiamo fare. Non è così l'educazione civica, io lo dico a tutti i corsi che faccio con i colleghi, non è una lezione che dobbiamo fare di educazione civica. Noi dobbiamo fare educazione civica dentro le nostre materie, quindi è tutta un'altra cosa. Va bene,
abbiamo cambiato discorso, Ele, però ci teniamo insomma a questi sì. argomenti. Magari possiamo, ecco, pensare anche un qualcosa di un ragionamento nostro sull'educazione civica, come l'affronti tu a scuola, come l'affronto io nella mia scuola, almeno per dare degli spunti ai colleghi. Bene, metteremo nel palinsesto. Allora, noi cercheremo adesso di rispondere alle vostre domande in chat, nei messaggi, eccetera, però rivediamo l'invito dell'altra volta, dateci anche dei consigli su cosa volete ascoltare in queste chiacchiere tra prof. E noi, andiamo a... dimmi. Noi appunto li salutiamo e aspettiamo le loro domande in chat, le loro richieste, saremo qui per il prossimo appuntamento. Per il prossimo appuntamento. Grazie per averci seguito e ci vediamo qui sempre sul canale iProf Creatività Digitale. Alla prossima! Grazie, ciao!